ragazzi, bentornati nella seconda parte della puntata di Natale. E già, da Natale è veramente tra pochissimo. Io non vedo l'ora di scartare tutti i regali. Anch'io, perché erano tantissimi sotto l'albero. Scusami, i regali sotto l'albero erano i miei. No, erano anche i miei. No, non erano i tuoi, erano solo miei. No, non è vero, erano anche i miei. No, sì che è vero. Vabbè, adesso c'è un momento molto importante. E quale? Uno dei più belli, secondo me. Quello della parete Mecca. È vero, è anche uno dei miei preferiti. Adesso appendiamo le vostre foto in questa super parete Mecca. Che anche allestita a tema natalizio, se vedete, a forma di albero. È vero. Con tutte le lucine. Ok, allora facciamo così, Giada, così facciamo le cose fatte bene bene bene. Tu leggi le dediche e io appendo le foto. Ok, allora, prima foto. Vai, eccolo, wow. La prima foto ce la manda Dylan Bucciol. Il piccolo Dylan. E ci scrive: ciao Johnny e Giada, siete bravissimi. Il mio guardiano preferito è Aaron. Ed i miei gormiti preferiti sono Zephyr e Hurricane. Mio papà mi sta anche costruendo le sue ali. Mi piace scherzare proprio i gormiti del vento. E da notare che ha tutto, ha lo zaino. Mamma mia, è super attrezzato. Bravo, bravo, bravo Dylan. L'appendo, attacca, attacca. Così fai anche tu parte. La seconda foto invece è di Francesco Camporeale. Ok. Ci scrive: ciao, mi chiamo Francesco e ho 8 anni. Siete i miei youtuber preferiti. Possiamo essere perché anche dopo, se... dopo infatti scriviamo i gormiti. Vabbè, perché... ma possiamo essere anche i suoi gormiti preferiti. Io sto diventando un gormita piano piano. Mi stai trasformando. E oggi ne ho comprati due da 12 centimetri. Ciao. Bravo. Da Franci. Bravo Franci, e voglio soffermarmi su una cosa. C'è anche un bracciale. Secondo me, sta pensando che cosa aggiungere alla sua collezione. O se no, a cosa chiedere a Babbo Natale. O se no, a cosa chiedere a Babbo Natale. È vero. Appendiamolo, mettiamo di qua. Prossima foto di Mattia. Mamma Mattia! Quante cose hai? Sono davvero tantissime. Mattia Vaccaro. Vai, c'è scritto qualcosa? Sì, c'è scritto. Ciao, cari Johnny e Giada, sono Mattia Vaccaro, ho 5 anni, vivo a Palermo e sono un grandissimo fan dei gormiti. Si vede. Guarda quanti ne ha. Mi piacciono tutti i guardiani, ma il mio preferito è il Riff e adoro Lord Carrion. Ho tantissimi giocattoli dei gormiti e adoro comprare le bustine in edicola dopo che ho finito gli allenamenti in piscina. E non solo le bustine, addirittura ragazzi... alla confezione! Mamma mia, proprio hai fatto una super scorta! Bravo, grande! Frequento la prima elementare ed ho scelto di affrontare questa avventura con lo zaino e l'astuccio dei gormiti che mi danno la carica giusta per conoscere questo nuovo mondo. Vi seguo sempre e sarei felice di vedere la mia foto e il mio disegno in uno dei vostri video. Mi sto esercitando anche per la baby dance. Wow, aspettiamo! Allora aspettiamo il tuo video. Aspettiamo la tua baby dance e guarda un po' dove sei, qui con noi. Sei sulla nostra parete. Grazie, grazie, grazie. Un'altra foto, quella di Tommaso. Fantastica, ragazzi, tra poco ve la faccio vedere. Tommaso, un vero artista. È pazzesca. Ciao Johnny e Giada, sono Tommaso e vi scrivo da Acquiterme. Ho 5 anni e tutti mi chiamano Topo. Vi mando una foto del mio regno della roccia. Un saluto a tutti i miei amici. Fantastico. E alla mia sorellina. Vi seguo sempre, siete bravissimi. Amore gormitico, wow. Tanti abbracci e abbracci. Beh, intanto grazie per scriverci, grazie per seguirci. E... no, ragazzi, questa è arte, perché ha proprio... ha creato proprio il set. Sì, io penso sia un foglio gigantesco di carta. Sì, penso quelli dei presepe, forse. Wow, che roba, bravo. Ha fatto anche il sole, il cielo, bellissimo. Bravo, bravo, sembra proprio un deserto, vero? Proprio il regno della roccia. Bravo, ti appendo. Poi abbiamo altre due foto, quella di Carlos e Aldo. Sì, che ci mostrano. Arrivo, Il loro bellissimo disegno che faremo dopo vedere. Ah, è vero, sì. Abbiamo il tuo disegno, dopo lo facciamo vedere. Lo mettiamo qui, insieme, ok. C'è qualcun altro? E c'è l'ultima foto di Francesco. Ma qua veramente fanno a gara di chi ne ha di più. Di chi ne ha di più. Fantastico, fa così, perché secondo me li ha presi tutti. Li ha conquistati, è riuscito a richiederli tutti. Esatto, fantastico. Grazie Francesco, appendiamo la tua fantastica foto qui. Insieme a tutti gli altri. Oh, così ecco per qua. Oggi la nostra parete è completa. Esatto, cosa devono fare i nostri amici? Dove devono mandare le foto, Giada, ormai? A gormitishow.gormiti.com. Mandatecele, perché vogliamo riempirla tutta questa. E se volete parete. Scriveteci anche le dediche, che noi le leggiamo. Esatto, Giada, la faccio io la magia. Johnny? Cosa c'è? Dimmi. Ma sei tu? No, chi vuoi che sia? Babbo Natale. No, sono la renna di Babbo Natale. Mi chiamo Rudolph. Ma perché ti sei vestito così? Mi chiamo Rudolph, dal naso rosso. Il naso in realtà è qui. Sì, lo so, è dal naso rosso, ecco qua. Sei un disastro, ma perché ti sei vestito così? Giada, è normale che mi sono vestito così, perché quando arriva la sfida con i collezionabili, io mi devo travestire da qualcosa per batterti. E questa volta ho scelto la renna.
bellissima, è sempre così, dopo vince non vale. Allora, ferma, fammi vedere. Cosa stai cercando? Aspetta. Annusando? Dai, Johnny! Eccola, questa. Il naso, qua. Ecco, questa è tua. E mentre questa... Immagino che questa sia quella perdente, vero? Quella è quella perdente, Giada, ovvio, devi sì, perdere. Ma no, e questa è la mia vincente. Ma è Natale, non voglio riperdere. Hai ragione, Giada. Hai ragione, facciamo così. Dai, facciamo così. Fai una magia verso di me. Una magia? Sì, falla. Oh. Ma Gianni, perché ti sei ritrasformato? Perché Giada, siamo sotto Natale e sono buono anch'io, sono buono anch'io. La quella perdente la prendo io. Ma davvero? Bene. Spero che questa volta vinci tu. Oh. Allora io prendo questa. Sì, quella è quella giusta. Vediamo un po'. Cosa mi tocca fare per Natale? Beh, a Natale siete tutti un pochino più buoni. Sì! Piace. Io ho trovato Ultra Koga. Io Ultra Hydros. Ok, sulla card ho il numero 6. Sulla card anche ho il numero 6. Adesso vediamo, sotto al piede. Io ho il numero 1. Io ho il numero 2. Quindi ho vinto! Hai vinto, Giada, hai vinto. Ho vinto, brava. Oh, finalmente facciamo un applauso tutti da casa. Lo sto facendo, lo sento. Perché ha vinto Giada! Finalmente ci voleva finire sì, questo dai, 2019. Però Giada, inizieremo il 2020 che ti schiaccerò come no, un no, non ricominciare, dai! Fammi godere la vittoria per una volta. Un insetto. Allora, facciamo una cosa. Dato che tu sei stato molto buono con me oggi, mm-hmm. Io ho un regalino per te. Sei curiosa? Ah, allora è proprio vero che al Gormiticcio le sorprese non finiscono mai. Sì, vai. Gianni, ti piace il cappellino che ti ho regalato? Sì, Giada, è bellissimo il cappellino. È bellissimo perché è grande, rosso, è proprio natalizio. Giada, è davvero bello il tuo cappello. Non ti piace? Ecco, lo so, non no, ti piace. No, Giada, mi piace, è bellissimo. Solo che potevi prenderli un po' più piccoli. Ma no, ma sono belli per quello. Dai, che sto scherzando e ti prendo in giro. È bellissimo, mi piace un sacco perché poi è bello grande. Però ora, Giada, è arrivato il momento del disegno gormitico. Però... prima di farvi vedere tutti quelli che ci sono arrivati, questa volta vi chiediamo di disegnare Nuclear. Dovete fare una foto al vostro disegno e mandarla a gormitishow.gormiti.com. Noi la pubblichiamo e la metteremo nella nostra lavagna. Esatto, guardate quanto è grande, perché ci devono stare tutti. Allora Giada, io leggo, ci sono arrivate un sacco di dediche, le leggo e tu appendi i disegni. Ok, vai, iniziamo col primo. Allora, Carlos e Aldo da Urbania. Ci scrive intanto, ciao Johnny e Giada, penso sia una mamma perché parla per loro. Carlo e Aldo questa domenica mi hanno chiesto di disegnare i loro personaggi preferiti della nuova serie dei Gormiti. Io ho cercato di fare del mio meglio, considerato che sono sempre stato un pessimo disegnatore. Ma sono belli! Invece, Carlo e Aldo sono comunque rimasti soddisfatti e hanno provveduto a colorarli al meglio. Dimenticavo, Carlo ha 6 anni, ha fatto le scritte in autonomia. Aldo di 4 ha scritto il suo nome e il resto ho provveduto io. Aldo ha chiesto dove abitate? Abitiamo qui in zona Milano. Sì. Credo intenda dove girate le puntate perché vuole venire a trovarvi ed è attratto soprattutto da tutte le bustine dei Gormiti. Ha provato anche ad entrare dentro la TV. Per fortuna l'ho fermato in tempo. Grande. Fantastico. Non entrare nella TV, non entrare nella TV perché sennò sbatti la testa e ti fai male, eh? No. Sì, noi giriamo nelle zone di Milano. Sì, vicino a Milano. Carlos vi segue con grande attenzione e sarebbe contentissimo se pubblicate i nostri disegni. Un grande abbraccio, un grande bacio, Carlos e Aldo da Urbania. Ed eccoli qui. Guardali qua, i tuoi fantastici disegni, grazie. Poi. Prossimo. Gerardo. Gerardo, che bello. Allora, Gerardo ci regala Lord Carrion a 4 anni e mezzo. Oh, che, wow, che carino, grazie. Poi Achille Nicolai ci ha mandato un bel po' di disegni. Oh, guarda qui quanti ce ne sono. Esatto, c'è scritto, invio le foto di mio figlio. Allora, io inizio a attaccarli intanto, eh. Achille Nicolai, appassionato dei Gormiti, cordiali saluti. Allora, però diciamo cosa c'è. Allora, abbiamo Oki, ok, con i suoi poteri. Poi abbiamo... Giada è un pochino... ne ho tanti, ne ha fatti così tanti che...
non riesco a tenerli tutti. Sì, ma leggi però, io non è che ci vedo fino là, va bene che ho la vista meca, però... Ah, pensavo che ce l'avessi scritto. No, Giada, no. Allora, Achille, 7 anni, Nicolai, il mio elemento preferito è il vento e i miei personaggi preferiti sono Aaron e Typhon, Orion e... Tutto. Ho fatto tutto da solo. Che bello. Tutto da solo. Grazie, continuiamo con i disegni. Continuiamo. Poi qua chi ci... Lord Electrion. Qui ci ha fatto delle scenette. Sì, che poi le guarderemo bene bene appena finiamo la registrazione, le guardiamo bene. Qui c'è un altro fumetto. Sì. Wow, veramente tanti. Grande. Chissà team. Quanto tempo è impiegato. Si vede che è proprio appassionato dei gormiti. Poi? Poi abbiamo un'altra scenetta. Ok. Ho fatto tutto da solo. E lui lo sottolinea, perché è giusto. Certo. È giusto, se ha fatto tutto da solo, ha fatto tutto da solo. Ecco qua l'ultima. Brava Giada, continuo. Riccardo, intanto grazie Achille, grazie mille. Grazie. Riccardo da Milano ci scrive: ciao Gianni e ciao Giada, sono Riccardo, vivo a Milano e ho 4 anni. Ha fatto la Torre degli Elementi. Vi invio il disegno della Torre degli Elementi, spero vi piaccia. Eccolo ed è qua. Bellissima, è super, wow, tutta a pennarello. Poi... Raffaele De Marco non ci manda un disegno, cioè ci manda un disegno e una foto. La fotografia, cosa abbiamo nella fotografia? Questa è la foto, questa è la mia collezione gormitica di Raffaele De Marco, wow. Di 7 anni, da Biella. Ciao Gianni e Giada. Guardate quanti. Adesso l'attacchiamo. È una dedica, eh. Ciao Gianni e Giada, vi mando la foto della collezione di mio figlio Raffaele. Ci tiene molto con la speranza che la fate vedere insieme al suo disegno, che è ed questo. Ed eccolo qui il disegno. Siete i suoi miti, insieme ai favolosi gormiti, non perde una puntata. Grazie. Io Giada, quando sento tutte queste cose mi emoziono anch'io, un sacco. Sono così carini. E c'è scritto anche una letterina. Dai, leggiamola. Cari Gianni e Giada, sono Raffaele De Marco, 7 anni e vi seguo sempre. Siete forti e simpatici. Grazie. Per favore, potete mandare in onda il mio disegno, che ci tengo tanto? Grazie, un saluto gormitico da Raffaele. Raffaele. Ed eccolo qui. Eccolo qui. Grazie. Sulla nostra lavagna. Grazie Giada. Io non lo so, ogni volta mi voglio soffermare su questa cosa, quanto è coccoloso, si può dire coccoloso? Sì, coccoloso è un bel termine. Vedere i genitori che aiutano i propri bambini a disegnare e a mandarci le foto. È una delle cose più belle secondo grazie. Me, anche perché così passano del tempo assieme. Grazie davvero, mi riempie il cuore di gioia. Poi, proseguiamo perché sennò io prossimo. Parto. Zephyr, abbiamo Zephyr. Zephyr, guarda che bei colori. Da Luigi. Buonasera Gianni e Giada, invio il mio disegno di Zephyr. Eccolo qua. Grazie, super. Giada, abbiamo Titano. Qui abbiamo un bel Titano con un bel cuore. Non è che te lo sei proprio dimenticato, eh? Questo ce lo regala no. Tyler Fraccaro. Ciao Gianni e Giada, sono Tyler, vi seguo da un anno. Dall'inizio, e i gormiti sono la mia passione. Esatto, ci segui dall'inizio. Insieme con il mio papà ho fatto questo disegno di Lord Titano. Spero vi piaccia. È ciao, bellissimo. Ciao. Grazie. Poi non abbiamo più dediche, ma abbiamo altri due disegni. Abbiamo questo disegno di Paolo. Sì, che ci ha regalato Aaron con Zephyr, mi pare, sì. Sì. E lo mettiamo qui. Ah, bello questo. È l'ultimo. Gianni e Giada, siete fantastici. Mi chiamo Angelo, vorrei sapere se potrei essere invitato nel vostro studio gormitico. Grazie. Vediamo, dai, il prossimo anno magari riusciamo a far vedere qualcuno. Devono seguirci per scoprirlo. Sì, perché i gormitici le sorprese non finiscono mai, noi lo diciamo sempre. Grazie per il tuo super disegno. Attacchiamo l'ultimo disegno e lo mettiamo qui. Esatto. Ragazzi, bimbi, amici, mandateci disegni, davvero a noi piace. E noi siamo un sacco. Super contenti di vedere tutti quanti i vostri disegni. Sì, perché poi loro lo sanno che io sono appassionato del disegno, quindi qualcuno io lo sbirce e lo ricopio a casa. Sì. Giada, prima di passare... Che tu fai la magia per passare da... Sì, perché adesso abbiamo tante cose da fare. Posso farla io la magia? Siamo sicuri? Giada, l'ho fatta anche prima, ha funzionato. Sì, ma non funziona sempre, io sono un po' preoccupata. Non è vero, funziona, guarda, Va bene, ok. Guarda, dai, aspetta, Non mi guardare che mi agiti. Vabbè, dai. Guarda. Non mi guardare che mi agiti. Ok, ha chiuso gli occhi allora. Dimmi quando hai fatto. Ok. Fatto? Aspetta. Sì, che funziona. Così tanti impieghi. Aspetta. Guarda. Fatta. Gianni. Ti si vede. Sei alto 2 metri. Sei dietro la lavagna. Ah. Mi sa che è meglio che facci la magia, no? Mi sa di sì.
Ragazzi, ora è arrivato il momento dei saluti e di rispondere alle vostre domande. Iniziamo salutando Davide e la sorellina Arianna, Davide Amato, Cristian Napoletano, Lorenzo e Antonio Crasso. Ciao! E salutiamo anche Matilde Malgioglio e Massimo Fiorio. Eh sì, perché loro ci hanno mandato delle storie ultra gormitiche. Sì, ma noi non ci siamo dimenticati, le metteremo in scena piano piano perché ce ne arrivano davvero tante. Quindi continuate a mandarci le storie, mi raccomando. Ora rispondiamo alle domande, vediamo un pochino. Picasim 99 ci chiede: ciao, mi farebbe piacere essere invitato nel vostro studio. Giada, ti adoro e Johnny mi fai sempre ridere. Okay. Che cibo amate? Vi piacciono più i manga o i fumetti? Giada, sei super. Il manga, Johnny... non il mango. Manga! Ah, ok. Ti sembra mangiare. No, ero rimasto al cibo. E poi ci scrive: Giada, sei super e Johnny un goloso come me. Giada, aspetta, allora, aspetta. Giada, sei super e Johnny un goloso come me. Allora, iniziamo rispondendo alla prima domanda. Allora, per l'invito in studio dobbiamo capire un attimo, vediamo con l'anno nuovo, dai. Sì, magari con l'anno nuovo ci sono delle novità. Esatto, perché al Gormiti Show le sorprese non finiscono mai. Giusto. Poi la prossima domanda era: che cibo amate? Che cibo amate? Mm. Allora inizio io, mm-hmm, che tu ci devi pensare, mi sa. Io la pizza e la carbonara, io impazzisco. Allora tu invece? Io la pizza Johnny, sai com'è, sì, con le patatine e i gamberetti. Poi mi piace un sacco anche la lasagna. Poi mi piace un sacco anche la matriciana, la carbonara. Sì, ok, abbiamo capito che ti piace mangiare tutto quanto, eh. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Allora, vi piacciono più mango e fumetti? Ah, questa domanda. Sì, allora, non ce l'ha fatto mai nessuno questa. Io da piccolino ho sempre letto tantissimi fumetti, tanti. Anch'io, i fumetti. Però i manga mi piace più i cartoni animati, ecco, di manga, se devo È proprio. Vero, anch'io. Siamo sulla stessa linea d'onda. Sì. E poi sì, Giara, sei super e Johnny golosa, anch'io sono un pochino golosa di dolci, Di dolci? Io di dolci. Ah, giusto, facciamo una cosa. Ma voi invece, cosa vi piace di più? Il salato? O il dolce? O il dolce? Votate, scrivetelo nei commenti. Vai. E così la prossima volta lo vedremo. E poi c'è Lorenzo Sallese, sì, che ci chiede: Johnny, Giada, volevo dirvi che siete fantastici e siete nella lista dei miei youtuber preferiti. Grazie! Ma volevo chiedervi, avete altre passioni oltre ai gormiti? Allora, posso rispondere? Vai, rispondi, inizia tu. Allora, sì, il teatro mi piace un sacco, il cinema mi piace un sacco, guardare film mi piace tanto, disegnare, tantissime cose, non posso fare un'altra troppe, lista. Troppe cose. Invece a me piace molto la danza, il teatro, cinema. Il cinema, anche a me, infatti andiamo anche al cinema insieme. Leggere. Va bene, insomma, ci piace tutto l'arte, tutto, diciamo. Piace tutto. Bene. Bene. Giada, siamo arrivati alla fine. Sì, ma è proprio finita anche questa super puntata di Natale. Ma è proprio finito proprio l'anno. Eh sì, ci vediamo nel 2020. Ci vediamo nel 2020, con altre super novità. Giusto, quindi, allora, prima di tutto, allora, dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale YouTube. Mi raccomando, condividete il video, mettete tantissimi like, un sacco di commenti qui sotto, perché noi vi rispondiamo e soprattutto sempre vi dovete iscrivere. Ma perché si devono iscrivere? Perché così quando esce un video lo sapete subito. Esatto, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Giada, facciamo anche gli auguri di buon Natale, buon Capodanno e buon tutto. Buon tutto, sì. Ciao, ci no, vediamo. Aspetta. Cosa c'è? Aspetta. Stavamo salutando. No, lo so. Devo dirti una cosa. Che cosa? E insomma, leva il tablet e leva le cosine. Devo preoccupare. Ma perché mi preoccupare? Tu fai degli scherzetti. No, non faccio nessuno scherzo. Insomma, non è Natale senza un regalino per te. Mi hai preso un regalo? Sì. Sì? Ma davvero? Sì, lo sai che sono e buono. Me lo dai? Io sono un po' pasticcione, sono un maldestro, ti faccio tanti dispetti. Tanti. Ma sono anche tanto buono. E quindi chiudi gli occhi. E allora chiudi gli occhi e sbirci. Che cos'è? Apri. La mystery box! Sì, grazie! Sì, perché questa. Niente. Niente, perché questa è una super novità. Gore, sei talmente emozionata che anche il cappello si è emozionato. Sì. E che questa è una super novità gormitica e ci tenevo a regalare. Grazie, ma niente, non ti preoccupare, è bello così. Sai che io invece mi sono dimenticata di farti il regalo. Cioè, non ho avuto il tempo, c'era la puntata di Natale, l'albero da fare. Fa e niente. Poi mi sono addormentata qui in studio col pisolone. Giada, fa niente, non importa, non fa niente se non mi hai fatto il regalo. Vabbè, deve essere per il prossimo anno, no?
tanto manca poco. Nel prossimo anno, è tra un anno. Lo so. Vabbè, senti, fa niente, basta che mi regali anche un ovetto dei gormiti e sono contento. Va bene? Sì. Un ovetto e un abbraccio. Va bene. Iniziamo dall'abbraccio perché l'ovetto non ce l'hai. No, ma Gianni, devo dirti una cosa. In realtà stavo scherzando. Te l'ho presa anch'io. Sì, ce l'ho anch'io, la mystery box. Che dici di aprirla insieme? Vai, subito. Allora. Ah, aspetta, la mia è la 3 della 12. La mia, la 12 della 12. Vai. Perché dobbiamo ricordare che cos'è, perché magari non si ricordano i nostri amici. Giusto. Praticamente ogni mystery box ha un numerino. Esatto. E ogni numero ha qualcosa di diverso dentro. Esatto, quindi ci sono 12 versioni diverse, in questo caso io ho la terza. E io ho la 12. Vai, scartiamo già perché non sto più nella pelle. Vai, apriamo. Wow. Io lo sapevo che mi avevi fatto un regalo. Lo sapevi, io volevo fare uno scherzo. Intanto apriamo.